Ciao ragazzi, oggi siamo sul campo che dobbiamo fare una giornata di test. Abbiamo pensato di fare un video per rendervi partecipi. Dovremo provare un sacco di munizioni, proveremo la precisione di munizioni, abbiamo dei prodotti nuovi da testare e appunto fare un po' di verifiche tra filatura, pesi palla, profili eccetera. Abbiamo qua con noi il grande Vito che ha portato tutto il necessario per poter ricaricare in loco in base alle esigenze che avremo. Abbiamo diversi tipi di arma, cominciamo. Quanta ce ne metti di GM3? Sulle 124, 4,5. Dopo partiamo con la 356, no? Sì, lunga quanto? 20. Quale? La round nose? No, la partiamo dalla tronco conica. Allora, 28,6 con 4,5. Ok. Con la 356, dopo 355 vediamo un attimo. Ok. Se vuoi fare il test come l'altra volta a 25-30 metri, dove puoi, in appoggio. Allora, facciamo un attimo il piano di battaglia, lavoriamo solo su, facciamo solo precisione direi, perché abbiamo troppe cose da fare, no? Sì, sì, certo. Allora, lavoriamo in appoggio e sulla distanza, è inutile, guardiamo sul breve. No, certo, certo. Direi 30 metri, sì. E allora metto giù una, anzi facciamo così, scriviamoci su una carta tutti i lotti di munizioni che dobbiamo provare, i tipi di munizioni che dobbiamo provare. Sì. E così dopo ci diamo un riferimento numerico sui bersagli magari, no? Sì, certo. Dai, allora intanto metto giù una sagoma per volta e facciamo una prova per volta. Ok. Anche perché se vogliamo fare una cosa fatta bene, sì. Adesso il grosso delle prove lo farò su Tanfoglio perché è quella che dopo uso, che interessa a me, però dobbiamo provare anche su CZ con la canna diversa e direi a questo punto anche Glock, qualche colpo giusto magari dove vediamo che una è tanto precisa la proviamo anche sulla Glock. Faccio, quindi quanti colpi vuoi fare? 10 per pistola? Ma partiamo con 10, anzi fanne 5, proviamo, se ci siamo quel fattore è tutto, ne facciamo altri 5 al momento, no? Sì, certo. Allora dai, partiamo con la 124, adesso tronco conica, la pesata. Sette direi che è tantissimo. 5,7 mi si toglie il carrello. Vi spiego un po' in cosa consiste questa giornata. Ci sono delle nuove palle con qualche modifica che stiamo provando per vedere di riuscire a essere ancora più precisi. Parliamo veramente di piccolezze perché lo standard di precisione ormai di qualità è altissimo con le ogive di oggi, però c'è questa moda della trafilatura 355, 356, sono sottigliezze. La 355 in teoria viene preferita perché dà un po' meno di torsione, essendo la palla un po' sottodimensionata, diciamo che crea meno attrito in canna e questo permette di avere un po' meno torsione data dalla rotazione che prende poi quel passo di rigatura. Abbiamo fatto delle prove anche trafilando qualche palla in 355, vediamo se tiene la precisione, se cala, insomma dobbiamo fare qualche considerazione di questo tipo. Proveremo diversi pesi palla e soprattutto diverse forme della palla, no? E utilizziamo come base di ricarica inneschi CCI e polvere GM3 e vediamo un po' cosa succede. Partiamo con delle prove su Tanfoglio e dopo le stendiamo anche su CZ Shadow 2 e Glock 17. Le 355, quelle hollow point, non quelle che usi adesso, quelle col foro un po' più grande. Ah ok, sì. Il vediamo. Modello sì, Dragon dai. Black. Ok, ok. E le perfetto. Proviamo solo per te la ricalibratura. Adesso faccio le prime 15 con la tronco conica o vuoi provare RN? Partiamo con tronco conica, dai. E così ho già anche quelle che uso io e facciamo subito. Questa è tronco conica classica? Sì, sì, quella che ho su io. Ma tu hai la hollow point, questa è la senza. Ah, perfetto, bene, meglio. Allora usiamo le hollow point che ho io, le classiche. Intanto vediamo come poi ricarica, come siamo. Poi c'è RN e hollow point, quella senza l'hollow base. Ok, ok.
E dopo va bene, ok. E poi le 3,55. Yes. Ancora una, ma se fossero lunghe 29 invece di 28,6 è un problema? No problem, avanti. E vabbè, spieghiamolo già che stai filmando, Cruci. Ok, allora, dove sei? Praticamente Vito mi chiede della lunghezza. La lunghezza, per rispondere a un po' di domande che ogni tanto arrivano, la lunghezza determina un tipo di inceppamento dovuto a, ve lo faccio vedere qua, all'interno del caricatore. Se il colpo è troppo lungo, tanto più se poi muovendosi va un attimino più avanti, rischia di toccare con la punta dell'ogiva la parte anteriore del caricatore, e questo andrebbe a compromettere la salita del colpo, che me ne dai uno per piacere, che non sarà più presentato come deve essere, ma tenderà a rimanere in questa direzione. Questo provocherà poi un problema di alimentazione, quindi la lunghezza del colpo determina, l'eccessiva lunghezza del colpo determina un inceppamento. Ora siamo, diciamo, un po' oltre al limite rispetto a quello che deve essere lo standard di questa munizione, ma non dovendo fare gare ma solamente dei test, nel momento in cui dovessimo riscontrare un problema di questo tipo, sappiamo già che è dovuto alla palla un attimino più in fuori, ecco, quindi nessun problema per oggi. Ok, monto, finisco di montare il cronografo, così abbiamo la possibilità di verificare che la velocità delle munizioni sia corretta, più che altro per non andare a creare sovrappressioni se dovessimo sbagliare qualche dosaggio, quindi ci teniamo in un range accettabile e niente di più. Se vediamo poi che abbiamo qualche problema di attendibilità, cioè cominciamo a vedere delle deviazioni anche in termini di precisione un po' strane, allora magari facciamo un passetto indietro, scendiamo un po' di dosaggio, qualora vedessimo già in fase iniziale che la velocità è un po' altina. Però insomma col 9 non credo che ci siano. La prova crono la fai con la tanfoglio? Sì, dai, iniziamo con quella. Ok, allora preparo 5 per la rosata per ogni caricatore e le altre facciamo il crono. Ok. Ok, 5. Allora, questo tavolo lo sposterei anche solo un po' più in lì. Ok, così qua cronografiamo. Qua scriviamo e mettiamo un altro tavolo, sparo in appoggio su un bel rest artigianale. Eccolo qua. Dovete comprarvi un bel rest, prendete un bel borsone, 50 euro, così vi fa sia da borsone per il trasporto che da rest. Ciappa lì! Ok. Perfetto, qua siamo circa a 30. Siamo quasi dritti. Vedete tutte le misurazioni fatte in maniera perfetta con l'occhiometro, quindi... Come siamo, Vito? Sto segnando il primo, che la prima prova delle Dragon tronco coniche. 124, 3,56. 4,6 GM3. O al 29. Per il crono, per la rosata, e ogni custodia ha il suo caricatore pronto. Guarda, non so, proprio non mi escono parole. Proviamo. Dai, non ci resta che provare. Ok, allora tu adesso ti metti le cuffie. Beh, facciamo che chiudo il furgone, che non prende troppo sole qua la roba. Dai, dai, cominciamo qua, dai, cuffie, occhialito. Via. Cuffie. Via. Quindi non mi ricordo già più. Cos'è che... Crono.
Trono. Quello per la rosata è là. Ok. Mille e ventiquattro, mille e settanta, mille e quaranta. Quindi abbiamo una media di 1040 circa, giusto? Sì, un po' di più, 1000. Ok. 1050, 1045. Vabbè, comunque siamo intorno ai 130, va bene. E perfetto. Direi a questo punto di andare a fuoco. Qual era l'altro caricatore, Vito? Quello. Passamelo, dai. Grazie. Allora, qua comincia. Faccio una prova, eh. Via. No, si muove troppo sto tavolo. Ce la faccio mica, sarà qualcosa un po' più di un po' più fermo. Guarda che abbiamo perso il foglio con tutti i dati, eh. Ok, perfetto. Passami l'arma e il caricatore, Davito. Danke. Ok. Vado? Vado, eh? Ah! Questo l'ho un po' strappato. Lascia aperta. Ok, andiamo a vedere. Vamos. Porto dietro uno scotch o segniamo. Penna è qua. Nastro è lì, Frank. Comunque sì, col tavolo un minimo di gioco ce l'hai sempre. Sembra già buono. Uno l'ho strappato, probabilmente questo qua più in basso. Uno di questi due credo che sia. Comunque va bene. Facciamo così, Vito, me ne carichi altri quattro, sì. E intanto vado con la Glock, ok? Grazie mille. Fuoco, eh? Qui c'è lo scattino di SMT che è una chicca. Allora, qua in teoria spara un attimino a sinistra. Vado con la CZ io intanto, eh. Vai, vai.
l'ultimo l'ho strappato anche qua. Allora, l'ultimo l'ho strappato, no, ho sbagliato io. Dopo sono tre scatti diversi. Vabbè. Questo cancella, l'ho strappato, l'ho visto già da là, nel senso l'ho sentito di brutto. Direi che adesso forse qua sono stato un po' più attento alla deriva. Qua magari ero un po' più attento all'altezza, ma meno male. Secondo me sono abbastanza... O no? Quelli della Glock? Quelli della Glock devo ancora farli. O meglio, in realtà li ho fatti, ma ho sparato di merda. Quindi adesso me ne carichi altri 4-5, quindi... Vuoi cominciare a cambiare profilo? Fammi gli ultimi 5, dai, con... Quelli ce li ho. Eh? Quelli ce li ho pronti. Scusi, per avere 5 colpi qua, cosa bisogna fare? Caricarli. E cosa aspetti? Di finire il giro del tamburo. Danke. You're welcome. Vai, Glock, via. Allora, là è tappato, vero, là? Sì. Ok. Vuoi provare anche te dopo, Vito? Ma che è, sono scarso. Ma va, scarso. Devo farti provare con la mia pistola. Ce l'hai qua? Sì. Dai, dopo facciamo la prova. Vado, eh? Sì, ma sei corta, oh. Più che altro con le mire originali, così. Questo l'ho strappato un po', sempre l'ultimo, sempre l'ultimo. Secondo me anche il terzo. Sempre l'ultimo, eh? Secondo me anche il terzo è andato via. Ma posso mettere pistola all'ombra? Perché sono già a 107.000 gradi. Più che altro questa di plastica mi si fonde dopo, meglio... mi metto lì, eh? Comodi, comodi. Questa l'appoggio lì. Ah! Senti che caldo che è. Vito, mi dai qualcosa qua da sparare? Vuoi provare? Eh? Sempre Dragon RN 124 o al 29.6. Però, ascolta, ma le cronografiamo dopo? Dai, intanto sparo. Allora, Dragon, quindi Dragon... Spiegami cos'è la differenza delle Dragon, dai. La Dragon, a differenza della Diamond, è lo spessore di ramatura. La Dragon è quella, diciamo così, il modello... più usato da tutti, tipo l'os, fiocchi, quelle lì che hanno 70-80 micron di riporto, a differenza delle Diamond o delle Black Ace che hanno 120 micron di riporto, sono più massicce come spessore e niente, tutta lì la differenza. Vado? Vai. La cosa positiva è che oggi c'è fresco. L'ultimo, ma quanti ce n'erano qua? Boh. Allora, quello là lo tiro sul pepper, cioè... Tacchete! L'hai filmato? Non l'ho neanche filmato. Hai sentito lo spin? Beh, ma si è visto che ho sparato? Ma sì, dai, la gente gli piace che spariamo, o no? Dai, che c'ho caldo! Tenga! Ah, questo cos'è? Questa è sempre Dragon, però tronco conica, hollow point. Con la... come si chiama? Con il faro largo questo, come sì, si chiama il modello? Sì, hollow point. Sì, anche l'altra è hollow point. L'altra è hollow point, hollow base. Sì, e l'hollow point davanti è sempre... cioè, grande o piccolo, lo chiamate sempre hollow point. Sì, questo è un po' più grande però. Allora, questa è quella hollow point, non hollow base, quindi vuol dire che la parte inferiore della palla... Lanciami una palla, Vito. Spiegagli tu, dai, io carico. La hollow point è il classico forellino in testa, che non è una palla espansiva, ma è solo un foro
per la deviazione dell'aria, e questa ha la base piatta, a differenza della hollow base che ha anche un incavo anche dietro per rendere la spalla più alta e interseca meglio la rigatura. Ma il forellino serve anche per togliere un po' di materiale di peso per poterla allungare un po' di più. Sì, quello che ho detto, per avere più spalla. Scusa. Vado? Vai! Andiamo a vedere, dai. Sì, ma non è possibile. Fammela rifare, dai. No, non è possibile. Che magari gli viene... Metti che vuole ancora... Gli parte l'embolo per sparare al ferro. Sì, ma prendilo stavolta. Io lo prenderei anche. Cambio pistola. Quindi adesso cosa, com'è il programma qua? Passiamo alla palla piccola. Cioè? Questa volta peso leggero 116, hollow point, hollow base, 355. Primo test. Ok, quindi ci ho messo un po' di polvere? Sì, è un po' più piccante. Allora... Strappato. Ah, questo colpo qua dove lo vittò? Sì. Dai, mi tiro sul ferro. È là questo... un ferro su. Eh? È su il ferro. Adesso è su. E anche adesso. Mamma mia, ragazzi, che... Stai filmando, Cruci? Ecco, allora non metterlo, dai. Ah, l'ultimo ho strappato in basso a destra. Sempre l'ultimo. Sempre l'ultimo, Pizzi, sempre l'ultimo. Scotch. Bello. Il terzo è... il terzo l'ho strappato. Cos'è questa? Come quelle di prima. Però le sparo nella trifoglio adesso. Adesso faccio una rosatina da mille e una notte. E dimmi cosa ti faccio intanto. Non capisco più un cazzo invece. Quali erano queste? Dragon 124 hollow point 356. Ma quelle, no, non sono quelle che uso io.
No. No, tu usi la Diamond Hollow Point Hollow Base. E la Dragon, ricordami, non mi ricordo più. Non hai il buso dietro. Ok. Ce l'ha davanti un po' più grossino. Ah, ok, ok, ho capito. E basta. Queste qua erano 5 colpi, intanto così. Meglio, dici? Ma cavolo, a mano libera, e non in appoggio. Hai le tue munizioni qua? Sì. Proemo. Adesso ti sto facendo in 355 Dragon. La colonna inneschi incastrata. Cruci, ma secondo te quanti milioni di euro ce lo paga sto video, lo shooting technology? 3-4. Eh sì. Va bene, dai, vado a fuoco, cuffie. Fatto. Ah. Allora, ne ho strappati due. Andiamo a vedere, dai. Monta su, Cruci. Vito, vuoi venire? Sì. Allora, questi li ho sparati male, veloce, e due li ho strappati. Uno sono sicuro che l'ho strappato a destra. Infatti. Allora, la rifaccio sparando un po' più lento, però considerando che questo è lo strappo, sparando, insomma, senza tanto, non ero preciso come prima. Adesso lo rifaccio con un po' più di precisione. Dai. Questa è quella che usi attualmente? Questa è quella che uso io. La Diamond. Però sì, però prova falsata dal fatto appunto che ho sparato un po' da culo. Rifaccio. Però senti, ho visto che la 355 116 regge. Sì. La rigatura te la tiene bene. Sì, 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 sì. Adesso te le provo con la tua ricetta. Ma secondo me non ci sono grossi problemi su questa canna qua, sai, con la 355. Ah, quello sono sicuro. Però se non carichi come devi caricare, fai sì. Presto a mandarle via. Sì, eh. Sì. Sì, diciamo che non è la palla, ma quello per tutti, secondo me, cioè a prescindere dalla canna, non è la palla da consigliare a chi non ricarica bene, cioè il neofita. Sì, perché sì. È un attimo che comincia ad andarti a spasso. Invece, esatto. Ecco, magari questo, diciamolo, stai filmando, Cruci. Stiamo ragionando sul fattore 3,50, filatura 3,55, 3,56. E abbiamo constatato che, nonostante ci vada più polvere per andare a parità di fattore, ma questo l'avevamo già spiegato in un altro video, la palla riesce a seguire bene il passo di rigatura, cioè nonostante la pressione si alzi un po', non scavalliamo il passo di rigatura. E questo è importante per mantenere la precisione, ma comunque non è un tipo di palla che condividavamo il fatto, consiglieremmo a chi non è pratico nella ricarica, perché comunque basta sbagliare un pochino, un po' di sovrappressioni, la rifasatura, quelle cose lì, la crimpatura, e rischia di perdere il passo di rigatura, perché appunto le sovrappressioni la spingono un po' oltre. Si è capito il discorso che ho fatto? Perché qua, ragazzi, non ci sono copioni, eh. Vado, eh. Ah. Ma che carino il video. Guarda, guarda. Togliere il dosatore perché proviamo un altro esperimento. Fai schifo, sei imbarazzante, col capello storto, le cuffie storte, gli occhiali storti. Ma sono io che sono storto, non il cappello, le cuffie. E continui. Farà questo, Vito.
Questi sono quelli che ricaricano da sempre, eh? Quelli bravi. No. Questi cosa sono? Gli stessi che hai fatto la raffigata là, adesso devi fare una rosata come se dovessi battere il mangiarane. Chi sarebbe? Il francese, quello che non si lava. Perché non ha il bidet. Non si possono dire queste cose. Come no? Ma no. Se non ha il bidet vuol dire che non si lava. Comunque. E dici sì. Allora. Dai, chiudiamo. 355 124 Black Dragon. Sì, adesso le proviamo, però facciamo un attimo di conclusione. Perché io sono finito, ragazzi. Mi ha sparato tanto. Cioè, ho sparato tanto. Infatti hai vinto un viaggio per raccogliere tutti i boss. Allora, facciamo un po' di conclusioni. Abbiamo provato, innanzitutto, 356, trefilatura 356. Abbiamo provato un po' di tutto. Tronco conica hollow point, round nose. Tronco conico hollow point hollow base, poi. E abbiamo e tutti i vari modelli, drago, mica drago, sì, che non ho esatto. Ancora capito come funzionano. E abbiamo capito che vanno tutte benissimo, nel senso che il problema è dovuto alla ricarica. Se uno è bravo a ricaricare, la precisione ormai, lo standard qualitativo di qualsiasi tipo di palla ormai è altissimo, quindi sì, sì. Anzi a un certo punto ho deciso di cominciare a sparare in piedi perché facevo più fatica in appoggio e sparavo meglio in piedi, ma i risultati erano praticamente gli stessi, quindi... Sei migliorato un po' a mano libera forse. Sì, sì, forse perché la distanza era un attimino diversa da quello che è. Più comodo anche la posizione. Vabbè, comunque siamo poi passati alle 3.55, abbiamo provato anche spingendole un po' di più, abbiamo visto che la rigatura tiene. Quindi lì abbiamo fatto un sacco di test che non abbiamo riportato tutto perché altrimenti veniva un video da 3 ore, però insomma abbiamo provato a spingere un po' di più le pressioni per vedere se teneva il passo di rigatura eccetera, abbiamo provato su tutte le canne, abbiamo visto che il risultato è buono e non mi aspettavo che ci fosse così tanto, ti dico la verità, così tanta torsione in meno, quindi... La differenza la vedi su un tiro lungo così, sì. Sulla carta vicina fino ai 15 metri e non ti accorgi della torsione del diametro, ma su un tiro distante nel lento mirato specie il diametro della palla influisce un po'. Sì, difatti sì, il grosso del vantaggio è non è tanto la torsione in sé perché poi fai anche fatica a capirlo e soprattutto insomma per chi non è diciamo a un gran livello. Sì, chiaro. Però il vantaggio che apprezzi subito è il fatto che riallinea molto più velocemente, molto sì, sembra quasi che debba fare meno fatica, meno strada, no? Sì. E quello lo si apprezza, adesso provo a fare un po' di cadenzata magari con questi. Poi anche chi è meno esperto, si accorge meno della sensazione, il risultato lo vede poi sulla sagoma, che è la palla grossa, la munizione caricata un po' così a occhiometro, come dici tu. Non ti perdona su un tiro così lontano, ecco, sì, lo vero. Vedi subito. Bene, bene, quindi concludendo, qual è la palla che allora, questa qua è quella con... Oggi testiamo l'ultimo test che facciamo, è la Black Dragon, 124 grani, 355, che è quella con lo spessore di ramatura standard, però ha il riporto nero, black, appunto, per dargli un po' più di velocità. Cosa importante per chi volesse, le 355 dicevamo non sono a listino, non sono a catalogo. Non sono a catalogo, si fa su richiesta in accordo con l'azienda. Perché il problema qual è, ragazzi? Che nel momento in cui si carica il 356, anche sbagliando il margine di, come possiamo dire, il range di lavoro che garantisce comunque stabilità alla munizione, eccetera, eccetera, è alto. Nel momento in cui cominciamo a lavorare su una trafilata in 3.55, quindi più stretta, il margine d'errore è molto più contenuto. Quindi se una persona si mette a ricaricare le 3.55 senza le dovute accortezze e le palle cominciano ad andare un po' a spasso, non è colpa della qualità della palla o dell'azienda che ha fatto un prodotto non buono. Come poi viene fuori, perché poi giriamoci, sì, esatto, senza sì. Girarci intorno, uno ricarica male, dice le palle fanno schifo, no, le abbiamo provato anche oggi, le palle vanno benissimo, se uno è capace di ricaricare vuole le 355, scrive in azienda, si prende le sue responsabilità, fra virgolette, ci si mette d'accordo, altrimenti se non vuole rottura di balle si prende le 356, oppure, ancora meglio, vai in armeria e si compra i colpi già fatti, che così il problema di senso, no vabbè. Bene, dai. Dobbiamo spezzare una lancia sul 355 perché tanti diranno che la blindata, per esempio,
addirittura è 3-5-4. Certo. Però ha una durezza tale che è certo. impossibile da schiacciare, da rovinare. Vero. È un altro, è una, non si può fare un paragone con una blindata perché stiamo parlando di due prodotti completamente diversi. Vero. E niente, grazie per la disponibilità come grazie sempre. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ecco. E sostenete. Ci vediamo nei prossimi video. Oh yeah. Ciao ragazzi. Allora, qua saranno circa 14 metri. Ma die- no, quanti sono? 10, neanche. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 circa, dai. Una media. 12 metri. Un colpo a testa. Facciamo con la Glock, che è neutra per tutti e due. Bisogna prendere il tappo. Vedi? No. Vai. Dove vai? Stai dietro l'ombra. Già comincia a barare. Dai, vai. Andiamo a aprire la bottiglia. Metti via la pistola. Quasi, eh? Quasi. Che qua chi vince, cioè chi perde paga da bere, giusto? Non capirai. Boh. Se lo sbagli anche tu? Le rifacciamo? Perfetto. Vai. Ah, l'hai fatto per fare... Eh sì, era fatto apposta. È per l'audience. Sì, sì. E dice sì! Buono. Siamo qua fin sera. Ce n'hai batteria, Cruci? Munizioni gliene. È difficilissimo. Anche perché ci sono le mire che sono grosse più del tappo. Dai, ci ha passato una spanna, non male. Bella madosca. Non è che ha bucato, stiamo sparando dentro il buco. No, hai preso la bottiglia, vecchio. No, Prova a vedere. È rimasto fermo il tappo. Sbaglia ancora, poi a Paus da tu. Che selvaggio che è un animale. Guarda che c'hai tutto il portabici fuori. Dai, vieni via. No. Ho preso il tappo. No. Intonso. Proemo. Ascolta, cosa dici se facciamo un metro avanti? Perché devo dire che li finiamo sti colpi qua. Io sbaglio anche un metro avanti. Proviamo? Vai, prova.
Dai, arriviamo a 10 metri, dai. 10 metri. Gran fatti che non ci abbiamo un tappo da 3 centimetri. Dice sì! Preso! Quindi chi è che paga da bere? Tocca a me adesso, se lo prendo siamo pari. È sempre un no. Pur di non pagare una cazzo di birra. Oh, sento già la birra gorgogliare. Sta andando. Scusa. Dica. Tu sei uomo? Sì. Tu, allora vieni qua. Così mi hanno detto. Tieni la carta così. Faccio vedere la mia potenza. Madonna, ma chi sei? Sei un ninja. Un po' sovrappeso, ma è un ninja. Potenza è nulla senza il controllo. E dici sì.